Non ci siamo visti spesso, nonostante la mia vicinanza, oltre che arrivo da Varese, quindi siamo vicini, ma nel tempo ci vedremo più spesso. Prima di presentarvi la mattinata, ci tenevo a sottolineare quella che è l'attività politica recentissima della nostra federazione, a cui anche Marco siamo reduci dal nostro Consiglio nazionale che è avvenuto l'11-12 giugno, all'interno del quale i nostri vertici nazionali ci hanno informato su quella che è l'attività politica più strettamente pertinente in questi ultimi mesi. In realtà le faccende sono tante, quelle per cui la federazione si sta adoperando a favore appunto dei nostri associati. Tra queste spiccano le attività soprattutto relative a quella maledetta, tremenda incompatibilità che ci affligge su qualsiasi cosa facciamo, no? Sapete che non possiamo spegnere le luci, attivare la TV, perché siamo incompatibili con qualsiasi videoporno. No, scherzi a parte, diciamo che ci sono alcuni semafori verdi, alcuni arancioni e qualche rosso. Entro un po' più nel dettaglio. Il quasi verde è una circolare chiarificatrice che attendiamo dall'Agenzia delle Entrate, dottor Ricca, non c'entra nulla, relativamente alla compatibilità con l'attività di amministratori condominiali. Siamo finalmente abbastanza a buon punto in questo senso, ma ancora questa circolare non c'è. Il resto per il quale si sta lavorando riguarda altre tematiche, come ad esempio quelle relative all'incompatibilità con tutte quelle attività accessorie che nella normalità delle cose dovremmo poter fare, ma in realtà ad oggi non possiamo. Quindi tutto quello che riguarda la partizione in pregio, affitta camere, c'è tutta questa cosa tale per cui qualche camera di commercio annuisce e dà la possibilità di farlo, ma la disomogeneità su tutto il territorio nazionale relativamente a queste tematiche è tale per cui, essendo una federazione che va dal nord a sud, tendenzialmente vorremmo che tutti, in tutta Italia, si possa fare le attività per le quali siamo in grado e abbiamo la competenza e la professionalità per farlo. Altre tematiche, poi qualche semaforo rosso, ahimè, sull'aspetto invece della quella maledetta vicissitudine di evidenziare le nostre provvigioni in atto, che è una cosa bruttissima, antipatica e vergognosa, perché siamo l'unica professione al mondo per cui si vede, chiunque può vedere anche il futuro, quanto abbiamo guadagnato nel dettaglio. Su questa situazione purtroppo ci è arrivato quasi subito un due di picche, perché tendenzialmente la risposta è stata: noi abbiamo chiesto di sostituire la cifra col numero di fattura. Fattura elettronica, quindi accessibile con uno schiocco. Di fatto ci è stata risposta che in realtà non è non agevoleremmo la tempestività di un eventuale accertamento. Adesso so che farà sorridere, so che ho parlato in maniera un po' così, però di fatto in questo momento non è vista di buon occhio questa nostra richiesta di sostituire le provvigioni in atto col numero di fattura. Ma ci stiamo ovviamente lavorando, perché è una di quelle cose che non ha senso, così come tutte quelle cose legate all'incompatibilità. Per il resto, ecco, l'aspetto delle famose planimetrie catastali, a cui forse abbiamo stappato la bottiglia troppo presto, perché esattamente un anno fa di questi tempi la federazione ci ha comunicato la possibilità di poterlo fare, ma ad oggi, per uso virgolettato, lentezze burocratiche, non aggiungo altro, non siamo ancora inseriti nel menu a tendina. In realtà dovremmo entrare in un menu a tendina con scritto agente immobiliare, cliccarci sopra e scaricare. Però ci è stato garantito davvero che ci siamo. Cioè, ogni giorno è buono,
mettiamola così, affinché il nostro presidente nazionale, Marco Sale, è veramente non disperato, però ci mette anima e corpo su queste cose, e quando l'obiettivo è raggiunto, è che tutti i giorni devi andare a cercare il ministro, il vice ministro. Si confida nel fatto che prima o poi arrivi anche questo traguardo. Per il resto, diciamo che poi man mano vi terremo informati, soprattutto tramite il vostro presidente, su tutte le novità. La giornata di oggi è sostanzialmente una tappa conclusiva di una di un tour, definiamolo così, per il quale la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate tramite il dottor Oricchio, che è veramente stato il nostro elemento risolutore. Io pensavo, per farla breve, faccio finta di non sentire, ho fatto questa richiesta di fare questo incontro in tutte le province nostre lombarde. Pensavo di dover sollecitare, correre dietro a questi incontri. In realtà era lui che premeva i nostri, lui, pochi per lui, che premeva i nostri collegi per organizzarli. Per cui veramente un'intraprendenza assolutamente lodevole. Per cui sostanzialmente oggi è l'ultimo incontro di tutte le province, non per importanza, ma per le organizzazioni. E devo dire che in tutti i territori in cui si è svolto, i relatori sono stati veramente molto concreti, molto lineari, snelli nella esposizione. Ultima considerazione. Dal famigerato 7 marzo ad oggi sono passati 3 mesi e mezzo, per cui qualche criticità iniziale che ci agitava gli animi e che non ci faceva dormire è lentamente scemata nel tempo che abbiamo acquisito un pochino più di esperienza noi per fare compilare questo benedetto modello RAP. Però c'è ancora, penso, tanto altro da poter discutere ed eventualmente chiedere oggi proprio il giorno giusto per poterlo fare. Sono arrivate delle domande prefiltrate che io ho girato al dottore, e poi immagino che si possa fare eventualmente un piccolo question time, vediamo di capire se durante o alla fine. Forse meglio durante, se pertinente, con man mano con le slide, se c'è qualche chiarimento da avere, facciamolo pure. Mi hanno pregato di non addentrarci troppo negli aspetti fiscali, ma nel tecnicismo cioè di rimanere sul pezzo con quello che è l'oggetto del nostro incontro di questa mattina. Le slide ci vengono mandate?